Un saluto a tutti. Oggi vorrei fare una specie di giochino. Vorrei fare un po' il Gorgia della situazione. Per coloro che non lo conoscessero, Gorgia è stato un retore dell'antica Grecia, un sofista per la precisione, il quale diceva che tutto si può dimostrare tutto il contrario di tutto usando le parole giuste e adatte. Il caso famosissimo è ovviamente l'elogio di Elena. Il comio di Elena, chiamatelo come volete. Dove Gorgia voleva ribaltare le classiche argomentazioni secondo la quale Elena di Troia era una, insomma, avete capito, una puntini puntini, invece secondo Gorgia si poteva benissimo argomentare il contrario, che Elena era una brava persona, era vittima, non era carnefice, tante altre cose, le parole giuste. Probabilmente si può dire qualunque cosa ignorando determinate cose, dicendo le cose un po' a metà, mezza verità, ecco. Poi appunto parlavi della questione dell'equivalenza tra fascismo e comunismo. Di questo se ne parlo tanto, andatevi a vedere i video di Barbero al riguardo, no? Dove c'è uno dove parla proprio nello specifico dell'equivalenza sbagliata tra fascismo e comunismo. E in particolar modo del patto Molotov-Ribbentrop, che è un classico, no? Per cercare di argomentare che il fascismo e il comunismo sono la stessa cosa. Quindi a livello proprio storico, che cosa è successo veramente? Diciamo che la storia dell'equivalenza tra fascismo e comunismo è ovviamente di matrice liberale, cioè dal punto di vista dei liberali, fascisti e comunisti sono la stessa cosa. E perché? Entrambi questi regimi erano entrambi antiliberali. Per motivi diversi, in modo diverso, fino a che punto poi lo sono state, però in teoria erano regimi antiliberali, contro almeno la democrazia liberale, contro l'economia liberale, questo è tutto da vedere, però si possono dire un sacco di cose, entrambi autoritari, totalitari, per quanto riguarda almeno lo stalinismo, il maoismo, stalinismo, tutti coloro che si sono ispirati ad essi, voglio dire. Se poi andiamo a prendere altre correnti di pensiero, nessuno ha fatto niente di tutto ciò, ma questo vado a spiegare sia agli stalinisti che agli anticomunisti in generale. Si possono dire un sacco di cose, abbiamo detto il patto Molotov-Ribbentrop, addirittura si sono alleati, quindi come si può dire che non siano la stessa cosa? Ma può anche dire superficialmente, anche le bandiere entrambe rosse erano. Avevano entrambi i lager, avevano, cioè, vabbè, Gulag, lager, insomma, sempre campi di prigionia dove la gente veniva deportata, insomma, in realtà la situazione è molto più complessa, quindi dicendo un po' le cose a metà, di conseguenza, si può dimostrare questo lo sappiamo bene, però dal punto di vista, molti non lo sanno, dal punto di vista fascista, nazifascista, il comunismo e il capitalismo sono la stessa cosa. Voi ci credereste? Ma se voi siete cresciuti in un ambiente liberale, siete cresciuti con la bugia del fascismo che ora è il comunismo. E come la mettiamo se un nazifascista vi dice che il comunismo e il capitalismo sono la stessa cosa? Vediamo un po', si può argomentare benissimo dicendo le cose a metà. Cioè, per esempio, sia gli americani che i sovietici hanno combattuto contro i nazisti. Pensate un po'. Oppure si può argomentare che, per esempio, il capitalismo è per la globalizzazione e il comunismo è per l'internazionalismo. Entrambi sono contro il nazionalismo, perlomeno per come è inteso dai nazi, e dai fascisti. Si può argomentare che ci sono delle cose anche un po' in comune, effettivamente in teoria cose come la parità di genere possono, per esempio, possono accomunare fascisti e comunisti, delle istanze, per esempio, che sarebbero più liberali che socialisti, il socialismo non c'entrerebbe nulla, però diciamo, molti socialisti ci hanno creduto, cose come aborto, eutanasia e cose del genere, dato che effettivamente no, sia il liberalismo e sia il socialismo sono idee laiciste, laiche perlomeno, dipende anche dai tizi di riferimento, sarebbero idee quindi laiche, quindi uno può dire, ah vedi, stanno entrambi la stessa cosa, sia il capitalismo e sia il comunismo, contro Dio, e quindi ci possono anche stare un sacco di cose
ma possono anche non esserci, per esempio, fammi esempio più terra terra, in certi regimi comunisti gli omosessuali sono stati perseguitati. Oggi un comunista non direbbe, non farebbe mai una cosa del genere, però farvi capire, no? E quindi ci si può ricollegare benissimo alla carta equivalenza di prima. Vedi, fascisti e comunisti la stessa cosa, 100 anni fa. Magari oggi uno direbbe, vedi, capitalismo e comunismo sono la stessa cosa. E potrei fare altre di queste equivalenze. Certo, non devo spiegare a un nazi o un fascista, vedi che poi i capitalisti americani e i socialisti sovietici sono fatti la guerra fredda tra di loro. Non devo spiegare, no, sono la stessa cosa. Hanno combattuto contro Hitler insieme, sono legati. Ed è la stessa identica argomentazione di quelli che dicono, vedete, ecco, il patto Molotov-Ribbentrop dimostra che fascisti e comunisti sono la stessa cosa, no? E quindi, secondo lo stesso ragionamento, siccome poi i comunisti e gli americani si sono alleati contro Hitler, devono essere anche essi la stessa cosa. Ma allora, com'è possibile? Si può allora affermare che fascisti, comunisti e capitalisti sono la stessa cosa? Dicendo le cose a metà, ripeto, sì. Dicendo le cose come per bene, no. Ma c'è una terza equivalenza. Se arrivate alla fine del video, si può anche argomentare dal punto di vista socialista e comunista, si può argomentare che il fascismo e il capitalismo sarebbero la stessa cosa. Anche qui però, dicendo un po' le cose a metà, per quale motivo? Quali sarebbero le cose vere, dette a metà? E il fatto che effettivamente il nazifascismo, i fascisti si dice che sono i cani da guardia del capitalismo, cioè basterebbe vedere in Italia la storia del Biennio Rosso per capire bene. Per capire che effettivamente i fascisti sono stati chiamati dai padroni per difendersi dai scioperanti. Cioè, quando i scioperanti, non tutti erano comunisti, ma moltissimi sì, venivano chiamati, quando c'erano i scioperanti, loro chiamavano i squadristi per pestare e uccidere i manifestanti. Non tutti i comunisti erano, non erano tutti i comunisti, però molti erano, lo erano. Hanno praticamente aiutato la polizia, gli squadristi. Molti hanno pensato che Giolitti fosse d'accordo, in realtà non è vero, questa è una teoria del complotto, non è vero, sappiamo che Giolitti voleva riportare l'ordine, però insomma. Insomma, queste cose del genere sono accadute anche in altre circostanze, per esempio la rivoluzione anarchica spagnola, per esempio, dove sia Stalin, sia gli americani, sia i nazisti sono intervenuti per reprimere una, come si chiama, sì, questa rivoluzione anarchica. In Spagna, in Catalogna, fondamentalmente, durava un annetto questo governo, diciamo, anarchico, e per riportare all'ordine, ma c'era una guerra civile, insomma, hanno messo Francisco Franco, no? Hanno messo con un regime di ispirazione fascista, ma non del tutto, nazionalista, conservatore, autoritario, per porre ordine rispetto agli anarchici. E cose del genere sono state fatte anche in Portogallo, con Salazar, con Pinochet in Cile, contro Salvador Allende. E guardate che non scherzo quando dico che anche i grandi teorici del liberalismo come von Hayek, von Mises, Margaret Thatcher hanno sostenuto questo tipo di provvedimenti, queste dittature fasciste, almeno perlomeno autoritarie nei modi, perché Pinochet era liberista in economia. Però per tutto il resto era un fascista, conservatore, nazionalista, autoritario, eccetera. Quindi, grosso modo, il fascismo è stato utilizzato dal liberalismo per difendere i propri interessi. Però non è proprio la stessa cosa, fascismo e capitalismo, però diciamo che c'è un collegamento stretto anche ai teorici del liberalismo più assoluto, come von Mises e von Hayek. E voglio dire, ma addirittura ve ne dico una. Il von Mises Institute, quando è morto Pinochet, ha messo il suo messaggio di cordoglio dicendo che Pinochet ha salvato la società occidentale dal pericolo socialista. Vi dico solo questo. Quindi, ragazzi, dicendo cose vere ma dette a metà, si può argomentare tutto il contrario di tutto. Per
che il fascismo e il comunismo sono la stessa cosa, lo sanno tutti, che il comunismo e il capitalismo sono la stessa cosa e che il capitalismo e il fascismo sono la stessa cosa. Allora rendetevi conto, non è possibile che siano tutti uguali. Ma è possibile secondo voi che il comunismo, il fascismo e il capitalismo sono esattamente la stessa cosa? Possono non piacervi nessuno dei tre. Appunto, poi spiegatemi come cazzo la pensate politicamente parlando. No? Tanto in un modo o nell'altro, anche se magari siete di centro, centro-destra, centro-sinistra, piuttosto che fascisti, comunisti, liberali, comunque in un modo o nell'altro a una di queste cose ci si ispira. Quindi spero di essere stato breve e chiaro, siamo arrivati allo stesso 10 minuti, non avrei voluto, però per il momento è tutto, alla prossima.